Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Riprendiamo con Call of Duty Mobile. Allora ragazzi, prima di iniziare ricordo stasera live su YouTube, dove andremo a provare e a vedere insieme, giocare insieme, facciamo qualche partita con il nostro nuovo aggiornamento, che è appunto l'oggetto di questo video. Inoltre vi volevo invitare a seguire la nostra pagina Instagram, La Resilienza. Adesso vedete uno screenshot, è stata appena creata da poco più di un mese circa, e poi arriveranno contenuti e quant'altro. Quindi ragazzi, mi raccomando, supportate la nostra pagina Instagram, che ne troverete del belle. Comunque ragazzi, boom, eccoci qua con l'aggiornamento di COD Mobile. È uscito, mi sembra, stanotte e quant'altro. Andiamo ad aggiornare. Molte cose le avevamo già viste in beta, sia nei video che nelle scorse live. Vediamo quando è aggiornato, perché l'aggiornamento pesa tipo 2,30 giga e ci metterà un pochettino. Sta scaricando le ultime cose in game. Bellissima la schermata, mi piace un botto, con la mappa Shooting House che avevamo visto già nella beta, di cui avevamo anche parlato negli scorsi video. Allora ragazzi, c'è stato un taglio, perché non so per quale motivo il PC non stava più registrando lo schermo dell'iPad. Come vedete, stiamo già scaricando tutte le risorse. Qua schermata home, troviamo come sfondo la mappa Shipment, quella nuova che appunto avevamo visto nelle diverse live. Ragazzi, io direi a sto punto ci vediamo dopo, quando finisce di scaricare, come vedete, tutte le varie cose, mappe, skin e quant'altro. Intanto vediamo se possiamo dare un'occhiata alla parte store. Bundle, abbiamo gift pack, ci regala questo spray e una carta esperienza doppio. Vabbè, grazie mille. Abbiamo ricevuto queste due cose. Tra l'altro, in teoria doveva regalarci anche la skin, oddio, come si chiama la tipa? Charlie, qualcosa del genere. Molti me l'hanno detto. Comunque, negozio crediti hanno aggiunto, come vedete, UL736. Ma c'era già questo qua, mi ricordo. Poi c'è questa cartolina con sto picciono. Ok, questo qua ce l'ho appena scaricato, costa 6.000 crediti. Vediamo un attimo. Poi abbiamo questo NA infinito alpino, ma va bene così, non lo sto neanche ad acquistare. Abbiamo ancora il DRH oro glitterato, che pensavo di acquistare onestamente. Poi in evidenza, ok, abbiamo ancora le stazioni passate, quindi dell'SKS e del AK117. E qui altre stronzatine. Ma volevo vedere magari nei messaggi. Nuovo operatore base. Siamo lieti di annunciare che Charlie è disponibile come operatore donna predefinito nel tuo equipaggiamento. Usa questo operatore speciale e grazie gli fa parte della miglior community di giocatori del mondo. Con affetto, il team di Call of Duty Mobile. Quindi grazie mille. Ce lo daranno, cioè credo che sia proprio già disponibile. Okay, qua c'è già rimesso la signora. Hanno cambiato la schermata del clan. Infatti adesso, come tutti gli altri menu, abbiamo l'elenco menu al lato e le varie informazioni sul restante schermo. Ok, principale, membri, che fa sempre ridere come parola, incarichi e classifica mondiale. Va bene, dai, ci sta, almeno hanno uniformato anche questa sezione. Siamo a 27%, sta scaricando alla velocità del suono. Ragazzi, volevo far proprio vedere questa parte qua, perché sapete benissimo, chi ha seguito le live e gli ultimi video, che ho finalmente sbloccato tutte le mimetiche Damasco. E guardate la nuova skin Damasco, stupenda, mamma mia, veramente bella. Come ipotizzavo, è, mi sembra, leggermente più metallizzata. Vediamo se possiamo vederla, ok, un po' più a fondo. Sì, hanno diminuito lo spessore delle venature. Prima erano sul rosso, adesso sembrano più sul magenta come colore. E vedo, come ipotizzavo, sì, esatto, un leggero effetto tridimensionale. Quindi le venature sono un po' più in basso, mentre il restante appunto un po' più in alto. Bello, mi piace questa mimetica. Qui abbiamo l'M4. Vediamo su altre armi. Ecco, vediamo di CR diamante. Ok, vedete, hanno anche cambiato un pochettino
la mimitica diamante. Adesso non riesco a capire bene, ma spero proprio che abbiano reso anche leggermente tridimensionali tutti i diamantini, perché quella di prima faceva veramente schifo. Non riesco a capire, ragazzi. Questo poi lo vedremo dopo in partita. Allora, in questo video vi dico già subito, poi ci sarà il taglio. Andremo soltanto a vedere la Battle Royale, perché mi ha detto Elia, alias IMBot o Fiocco di Neve, che hanno aggiunto il camion in VR, quindi è stato confermato il camioncino da panico, è troppo divertente. Quindi andremo a fare quella VR, ci saranno proprio Elia e Lupo Solitario, mentre stasera andremo a vederci tutta la parte di MG e poi eventualmente faremo anche qualche VR. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo dopo. Ho notato una cosa, stavo guardando un attimo le armi, che adesso c'è questa opzione mostra solo possedute. Ragazzi, non mi ricordo se c'era anche prima, ma mi sa di no, perché se io adesso vado a togliere la spunta mi fa vedere anche il CICOM perdita di petrolio, che se non erro si può trovare nel negozio crediti. Cosa interessante. Abbiamo la nuova schermata degli eventi, delle missioni. Andiamo a vederci prima il giornaliero. Ok, abbiamo riscattato questo fumogeno, credo che sia un fumo, una flashbang. E il giorno 24 avremo modo di sbloccare, se me lo facesse vedere, ma non me lo fa vedere, Alice o Alice, Angelo della Morte, Malvagità, che è esattamente il personaggio qua sulla destra. A molti piace ed effettivamente devo dire, finalmente hanno messo una skin per accesso giornaliero molto molto carina. Non la utilizzerò molto probabilmente, magari una tantum, però finalmente hanno messo una veramente veramente interessante. Poi missioni giornaliere, vabbè, queste sono le classiche missioni per poi ricevere la cassa azzurra stagionale. Stagionali mi sa che sono rimaste le stesse, esattamente, in evidenza. Grilletto rapido, disputa una partita nella playlist Shoothouse 24/7, disputa 3 partite, 10, uccidi tot nemici, vinci 7 partite nella playlist. E alla fine andremo a ottenere questo KRM262 Crisi, carino, va bene, ma diciamo che è una skin comune e buona. Poi sicuramente, per esempio, otterremo alcune, l'SPR208 può essere il fucile da cecchino, quello nuovo, scusatemi, fucile tattico, quello nuovo, sicuramente uscirà come è stato per l'SKS, con delle missioni, ma secondo me dovremmo ancora aspettare circa una settimana / due settimane, come appunto è stato per l'SKS. Ci ha scaricato il Todos. Allora, Battle Royale, diamoci a vedere se hanno cambiato qualcosa. Classico e classica Blitz, che ci sarà per 8 giorni, quindi ipotizzo, ragazzi, che fra 8 giorni finalmente potremo vedere la Battle Royale con i carri armati, che non vedo l'ora, ci facciamo un botto di video, un botto di live. Allora, mettiamo classico, terza persona, e andiamo a invitare Fiocco di Neve e il cane solitario. Tra l'altro credo che abbiano leggermente migliorato la grafica, ragazzi, mi sa di sì. Eccolo qua, ciao Lupo, ciao Elia, siamo pronti? Sì. Buongiorno! Buongiorno a tutti. Buongiornissimo caffè. Il Lupo Solitario ha la nuova skin e, ragazzi, abbandono un attimino la mia amata Artery e ci andiamo a mettere Ghost Disperso. Che cazzo? Nei fumetti non è morto, loro dicono disperso perché non apparirà per un po'. Ah, attenzione. Qua. Ci sta. Ma dove cacchio è la tipa? Devi scorrere tutto giù. Tutto giù, tutto a destra, sembra. Eccola qua, Charlie, cresciuta tanto dal padre quanto dai bracconieri delle savane africane. Charlie è talmente abile nel seguire le tracce che forse è possibile scappare da lei, ma non certo nascondersi. E se è una stalker, signorina, mi scusi. Andiamola a mettere. Caccia gli oggetti, cioè che caccia Charlie. Raga, partiamo a bombola. Che voglio andare a provare il furgone, il camione. È troppo divertente, andiamo a strombazzare in giro. Strombazzare intendete, cioè, bip, non... anche il gesto è sbagliato. Lasciate fare, ma che ne sapete. Modifica la mappa, non ce ne sono. Però ragazzi, io suppongo, secondo me hanno migliorato leggermente qualcosa. Non lo so, ho questa impressione. Fatemi sapere anche voi nei commenti. Allora, il camion dov'è? Dov'è il camion? Dov'è?
Manicomio, la si trova subito. Ok, allora subito al manicomio. Dai, dai, spacca il solito, no? C'è una buona percentuale. Ma c'è anche una modalità blitz il camion, perché attenzione, modalità blitz ci sono solo botte. Yeah, tieni Oleg. Dove... cos'è? Qua, sono... prendi quest'arma e corri. Grandissimo lupo, signori, finalmente, quando ci mettiamo una mitraglietta, tipo alla Warzone, ci sta, mi piace. Vediamo anche in prima persona, ma no, in prima persona rimane standard, come giusto che sia, effettivamente. Oddio, non mi ricordo se Warzone in prima persona... Sì, in prima persona sì. Ah, ok, fatto. Ovviamente il bot si deve distinguere. Non è che si mette la skin della tipa, no? Lui lascia Ghost. Ma perché c'ha la voce diversa Ghost. Ah, è già vero che ha raggiunto questa casa qua. Ragazzi, mi vedete gesticolare perché sono abbastanza vicino alla telecamera, ma noi... a bomba. Diciamo una cosa, andiamo subito sull'elicottero e andiamo a manicomio, perché lo vedo anche già. Ok. Hai visto su impostazioni? Raga, salite subito, subito, non mi interessa. Dai. Vai. Via, via. Damose. Cur. No. Ale, embras. Bravo. Cur. Equilibrio. Bravo. C'era. Guarda il camion. Dov'è il camion? Giù. Eccolo. Aspetta, guarda. Aspetta. Via! Da signori! Ti puoi mettere anche dietro? Sì, lo so, immagina, signori, ma che fa? Non c'entra il manicomio col camion? No, non ci può entrare, va bene. Mamma mia, è pro. Allora, vaffanculo, caro armato, ma che sei, caro armato? Vai a investire un po' col carro. Signori, guardatemi con il... Bella la voce della signora. Ci sta assolutamente. Signori, skin diamante. Vediamo in prima persona com'è. Ok, l'hanno migliorato. Adesso renderizzato. Però purtroppo rimangono sempre piatti. Cioè, rimangono sempre piatti i diamantini. Ma va bene. Dopo investiamo. Spacchiamo i culi dopo. Grazie, non dovevi. Hanno cambiato anche il colore della culatta, che è un po' più scuro. Sentite la voce del Ghost. Sì, è diversa. Avete visto, ragazzi, ci sono anche i kit medici in orizzontale, non più in verticale. Che dici, ma perché sono in verticale? Attenzione, che mi rubano il cazzo. Io sono qua. Allora, ragazzi, mi hanno messo le ottiche. Ma non so. O ho sbagliato io a metterle, oppure devo un attimo cambiare le impostazioni. Base. Bottino. Tutto giù. Aspetta. Impostazioni VR, scusa. Sì, lo so. Allora, okay. Infatti hanno aggiunto questa parte qua. Togliamo tutte le ottiche, tanto voi sapete benissimo che non le uso. Ah, era questo quello che intendevi tu, Lupo, giusto? Sì. Vabbè, raga, damose, perché c'è la semi vicina. Prendiamo il nostro camione da panico. Io già sono qua sopra. Ah, elicottero, spostale. Tanto mentre arriva il bot, il fiocco di neve. Ah, fermati. Dio. Devo far manovra. Signori, ma adesso... Ma che è? È diesel o è ibrido? Attenzione! Madonna! Balliamo, vai, ballare, spiccionare, attenzione, dai, vieni a farmi compagnia. E sono allergico al polverone questo camion. Sono allergico ai bot. Attenzione, il lupo, a parte quello, quindi dovresti essere allergico a te stesso. Attenzione, fuori strada, col camion, mettili ridotte, ecco che cade. No. Arrivederci. Ero fermo. Arrivederci. Addio. Guardalo. Molto bene.
Ragazzi, questo è un 5000 e non è la cilindrata, questa sono 5000 cavalli. Sono 5000 cavalli. Che tu Fedez con la Lamborghini spostate, che non fai ombra. Provi a investire un bot, se riesci lo trovi. Se lo trovo. Madonna signora, ma che fai? Un salto col camion? Attenzione! E se ne va! E se ne va! Boom, vedi! Attenzione, un altro camion! Un altro! Vai, prendilo! Vai, vai, signori! Cioè, non ci ferma nessuno! Contro completa due camion, via! Eccomi! Levatevi, biondi! Allora, parcheggiamolo un attimo qua. A parte che io ho preso armi totalmente a caso, cioè proprio... Partiamo col camion, signori! Ti vengo Eccolo a prendere qua. Dopo. Signori, signori, il bot! Se ne va! Boom! E c'è un altro ragazzo. Aspetta, prova a venire qui. Ce n'è uno vicino. Elia. Un camion. Grande. Attenzione, cascata. Qua Fast and Furious, spostate. Ah, eccolo, eccolo il colpo di grazia. Olè. Ragazzi, Derek Haller ha trovato un DRH. Bene, bene, bene. Allora, andiamo a fare cacciara dove c'è il drop. Vicino a Sakura, raga. Allora, attenzione, la gara del primo. Peccato. Madonna, signori, abbiamo investito un giocatore reale. Abbiamo fatto un giocatore reale. Arriva. Dove, dove? No, vabbè. Sto morendo. Mamma mia. Dove sono? A bello. Arrivederci. Sta colpendo un botto. Basta. Uno è andato. Signore. È andato. Aspetta, no, voglio un terzo. Dov'è il terzo? Eccolo in mezzo, eccolo là, signori. Aspetta, vai via, Ma ragazzi, pasti giovani, attenzione camion. Dobbiamo stare attenti, guardare a destra e a sinistra. Mi raccomando, prudenti in macchina, ma qua in code mobile possiamo fare tutto ciò che vogliamo. Attenzione in acqua. Hanno rimesso un drop normale. Ragazzi, hanno migliorato i riflessi dell'acqua. Può essere, sì, credo. Sì. Hanno migliorato i riflessi. Ho detto, hanno fatto qualche miglioria. Allora, sì, la serie di decisioni è bella. Te la faccio io col camion, la serie di decisioni. Qua sono. Minchia, qua sono. E lì c'è uno che spara vicino a te, credo. Oh, olè! Vabbè, questo era un bot, ma raga, abbiamo fatto fuori due giocatori reali così, Ma spaccali. Attenzione. Occhio. Oh, scusi. Dopo questa azione. Fermo per favore. Minchevole. Va, va, frontale. Boom! Attenzione, guardale le ruote motrici, guardale. Signori, adesso dobbiamo. È un convoglio questo. Un convoglio, vai. Madonna, ragazzi, stasera in live ci divertiremo come non mai. Ho mancato il convoglio, ho lasciato dietro i miei commilitoni. Vai, retromargia, biondo. Guardalo, ingrana la terza. Salve, caro. Non si farà. È resistentissimo. Vai, fai retromarcia. Vai, raga, mettiamoci uno dietro l'altro. Vai, Lupo, seguiamo te, Iolia. Elia, dove cazzo sei, figa? Sto facendo retromarcia. Ok. Qua? Raga, hanno preso il carro, ma che fai? Carro contro gara armato. Lupo, allora, che caspita fai? Vai. Un piccolo problema. Raga, ci stanno shottando. Ci stanno sparando. Via. 71. C'è anche il carro. Oh, vabbè. 68. 64. Non ce la facciamo a fare manovra. Non ce la facciamo. C'è un carro. Anzi, annihilator. Ho trovato il tipo. Vieni qua, biondo. Ole. E un altro se n'è andato. Raga, c'è qualcuno qua sopra. Ho un piccolo problema io. E io vado contro il carro, signori. Boom. Ma niente, addio. Raga, ho rubato il carro. E ci sta spaccando. Guardate com'è il camion distrutto. Allora, i miei compagni sono morti. E io ho rubato il carro. Cioè, come dei salami, ovviamente.
Adesso vediamo questo giocatore reale cosa fa con il carro. Ci sarà la musica di Super Quark. Vediamo questo predatore che non sa cosa fare della sua vita. Lo vediamo in mezzo alla strada che sta puntando chi là. Dai, spara col bot, giovine. Raga, sappiate che morirete. Ecco, arrivederci. Allora, vediamo cosa fa. Vai, sali, sali, stai lì. Però devi muoverti con il carro, coglione. Merda. Grande. Curati, stronza. Mi lasci il carro, per favore. Mamma, non mi lasciano il carro. Sì, allora. Olè! No! E vai. Vabbè, ragazzi, sono diventati un casino. Mamma mia, tanta roba, raga. Il camion diventerà il mio nuovo veicolo. Elicottero ormai è al terzo posto. Abbiamo il camion, l'elicottero e il carro armato. Signore, ho fatto anche 7 kill, di cui tipo 3 sparando, tutte le altre investendo gente a caso. Tra bot e giocateur. Ragazzi, salutate che chiudo, faccio la chiusura. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, mi raccomando. La mazza. La mazza, ok, la mazza. Cosa la mazza? La puoi fare damasco, platino, oro. Ok, grandissimo, grazie Lupo. Ragazzi, ci vediamo, datemi 2 minuti che faccio la chiusura del video e poi ci spacchiamo a merda a Shooting House. Okay, bellissimo, veramente, veramente bello. Lupo ci ha detto anche della mazza, attenzione, quindi... E sottolineo quindi. Bello il damasco sul lanciarazzi. Corpo a corpo, signori, mazza la baseball. Che fanno, ci metti la mazza la baseball? Ok, facciamo mimetica. Ma perché la devo potenziare? Vabbè, la andiamo a potenziare, raga. Non si sa perché. Adesso vediamo se possiamo. Ok, adesso sì, perfetto, bisogna potenziarla. Non si sa perché, perché alla fine è una mazza. Ragazzi, possiamo finalmente farci la mazza da baseball damasco e successivamente diamante, esegui 500 uccisioni per sbloccare. Quindi ragazzi, questo era parte dell'aggiornamento, diciamo, nella, per quanto riguarda la BR. Mi piace, stra divertente, brava Activision. Ragazzi, vi ricordo, stasera alle 21 fino alle 23:30 saremo appunto in live, facciamo un po' di MG e qualche BR faremo una o due BR, non di più, perché ci perderemo tanto tempo. Fatemi sapere se anche voi piace questo aggiornamento e ricordo che domani mattina poi ci sarà, cioè registrerò poi domani dopo nel pomeriggio, nel primo pomeriggio uscirà il video invece per quanto riguarda il Battle Pass. Detto ciò, iscrivetevi al canale, mi raccomando, come ha detto il buon Elia. Instagram soprattutto, comunque le istruzioni le avete viste prima qua sotto il mio bel faccione. E da Olio Pasquale mi mando un enorme saluto, un enorme abbraccio. Noi ci vediamo al prossimo video e stasera in live. Ciao a tutti ragazzi.